Ciao a tutti, io sono Annalisa di Caravan Lang, come ben sapete. Questa sera siamo su un veicolo diverso, è un Mercluis Nevis 73G Karat. È un nostro veicolo a noleggio ed è in vendita. Noi tutti, solitamente tutti gli anni, vendiamo i nostri noleggi in modo da avere sempre una flotta recente, una flotta rinnovata. Infatti, questo veicolo è in vendita ed è immatricolato nel 2018. È un veicolo da 7,40 m, dotato di due letti gemelli che vediamo successivamente, e il letto basculante. È un motorhome, quindi la cosa bellissima, il lato positivo dei motorhome è che appunto il letto basculante non vi va a diciamo disturbare nella vita quotidiana del mezzo, per il fatto che quando tiro giù il letto basculante va sulla cabina e non vi blocca il tavolo. Altra cosa, è dotato del riscaldamento a gasolio, quindi della Truma Combi la 4 a gasolio con già il kit attitudine installato. Essendo un nostro noleggio, è già dotato di diversi accessori come veranda, pannello solare, alla radio doppio DIN, quindi con lo schermo 7 pollici con navigatore e la retrocamera, un inverter per ricaricare cellulari e piccoli dispositivi viaggiando. È presente un garage con un diciamo portabici, quindi un braccio per tenere le vostre biciclette ferme durante la marcia, e anche ha l'antenna satellitare automatica con la televisione, perché questo era il nostro veicolo categoria lusso, quindi diciamo la categoria più bella che al momento abbiamo, e disponibile appunto come in vendita da subito, e quindi ve lo vediamo insieme. È un veicolo dotato di un'ampia abitabilità interna. Ha una bellissima zona giorno con una dinetta L. Qua lo vediamo con la tappezzeria di serie, quindi una tappezzeria in ecopelle bianca. La serie Karat era la serie, diciamo, la serie più bella, la serie più lussuosa, e infatti si vede appunto dalle caratteristiche di questo mezzo. Viene noleggiato comunque con foderine igieniche, quindi non vi preoccupate, la selleria la vediamo al meglio, non è rovinata, anzi. Dicevo, il letto basculante è montato sopra la cabina, quindi per tirarlo giù si tirano semplicemente giù i sedili e poi manualmente si tira. È un letto spazioso con le doghe e la rete di protezione, e soprattutto, come vedete, non va a intaccare l'abitabilità della zona giorno, quindi io posso comunque prendere, uscire, posso far colazione e tutto il resto. Infatti è un veicolo perfetto sia per la coppia ma anche per le famiglie. La cucina è una cucina a L dotata di tre fuochi ben separati uno dall'altro e lo spazio di stivaggio al di sotto. Inoltre è presente anche un altro piccolo spazietto, appunto una sorta di piccola pattumiera per l'umido o comunque un piccolo contenitore. È un frigo trivalente e automatico, quindi se lo inserisco nella posizione automatico, vedrà lui in base al diciamo lo stato del veicolo se consumare gas, se andare appunto con la corrente elettrica col 12 volt o col 220, tutto dal semplice tastino. Inoltre, dimenticavo, è presente anche la chiusura centralizzata, quindi con la porta della cabina e la porta della cellula, e nella nuova porta, questa porta qua della MacLuhan, c'è anche una bellissima pattumiera. Veniamo adesso alla parte principale del mezzo, cioè questi bellissimi letti gemelli posteriori. La caratteristica dei Karat era questa testiera retroilluminata di design, con le lucine LED blu sopra, molto sportive, molto, molto accattivanti.
Sono due letti molto comodi perché sono entrambi appunto di 1,95 m, 2 metri all'incirca, e quindi sono adatti sia per magari dei ragazzini, ma anche per la coppia magari che appunto non ha delle difficoltà a poter salire e scendere dal letto, perché grazie agli scalini l'accessibilità è, diciamo, facilitata. Sono presenti anche dei comodi armadi che vi faccio vedere adesso. Qui vediamo lo stivaggio, due bellissimi cassettoni posti al fondo, diciamo sotto ai letti gemelli. Infatti agli armadi si può accedere sia alzando i letti, sia invece aprendo lo sportello. Come vi dicevo anche in un altro video, è una diversa concezione degli armadi. Solitamente siamo abituati a vedere il classico armadio a colonna, mentre qua invece è semplicemente più basso. In realtà addirittura ci sta molta più roba, quindi non fatevi spaventare dal cambio di, diciamo, di abitudine, però chi appunto è già passato da noi, con chi ho già parlato, dico sempre che solitamente in fiera noi veniamo sempre appunto con i nostri mezzi. Abbiamo già utilizzato questo mezzo qua, l'abbiamo già utilizzato, e devo dire che mi sono molto stupita del carico, della capacità di carico di questo veicolo, in quanto non sono riuscita a riempire neanche un quarto di tutto lo spazio che c'è. E di roba, essendo donna, essendo che in fiera devi portarti un po' di tutto, dalla versione elegante, sportiva, da lavoro e tutto il resto. E quindi prendetelo in considerazione, soprattutto per se avete una moglie o una fidanzata o comunque una figlia che tende a portare un po' troppa roba. Occhio sempre solo ai pesi. È dotato del bagno con la doccia separata. Al momento qui la vedete aperta, diciamo in posizione di viaggio, ma basta togliere la pedana di legno inferiore per poter appunto utilizzare tranquillamente la doccia. Nella parte di fianco troviamo invece il bagno. Il bagno ha la propria porta di chiusura, quindi una porta rigida classica, e voilà, e ha la finestra. Dimenticavo, ovviamente illuminazione tutta a LED. Mi chiederete, ma un veicolo così non ha spazio in bagno? In realtà, semplicemente sbloccandolo da sotto, si apre tutto lo sportello, quindi da mettere creme, cremine e tutto il resto. È un veicolo dotato di un ampio garage, un garage veramente spazioso che arriva fino a 1,15 m di altezza. Quindi, anche se dovete portarvi motorino oppure biciclette elettriche, non avete problemi. Siamo concessionari McLuhan ormai da parecchi parecchi anni, mi pare dal 2001, quindi conosciamo molto bene questi veicoli e continuiamo a utilizzarli soprattutto anche per il noleggio o per la vendita e tutto il resto. Una nota di merito di questi veicoli è sicuramente la parete. Parete, soffitto e pavimento sono tutti, diciamo, dei sandwich di vetroresina e styrofoam senza legno, quindi tutti gli steli sono di poliuretano, quindi un materiale plastico, ovviamente rigido e tutto il resto, che quindi garantisce che il veicolo abbia la sua elasticità, sia leggero, però che non si possa infiltrare. È presente comunque 6 anni di garanzia sull'infiltrazione e 2 anni in generale Fiat e diciamo McLuhan dalla casa, ovviamente anche su questo veicolo. Un veicolo che è nuovo, siamo sul listino di circa che va dai 67 ai 70 mila euro di base. Rispetto appunto a quest'anno sono cambiate delle cose di fatto, diciamo, stilistico della serie 800 della McLuhan, che potete vedere anche sul nostro sito, però diciamo che la piantina così è stata confermata, quindi diciamo che è anche un motivo che vuol dire che è una conferma della piantina, che è una piantina che è piaciuta, viene utilizzata. È molto ma molto funzionale,
Ripeto, l'abbiamo venduto anche alle famiglie, quindi comunque magari a delle coppie con dei bambini che hanno bisogno di un po' più spazio e non vogliono, diciamo, il classico mansardato, che nulla da dire ai mansardati perché comunque rimangono il mezzo per la famiglia, diciamo, sono i mezzi principali per la famiglia, che consiglieremo sempre nel caso abbiate appunto 2 o 3 figli. Come ex noleggio, appunto, viene venduto con tagliando motore fatto, tagliando ovviamente quello ufficiale Fiat e la garanzia della casa. In ogni caso avete anche appunto un anno di garanzia generale su tutto. In ogni caso viene venduto con tutti gli accessori installati al prezzo di circa, mi pare, 57.000. Vi invito comunque a vedere appunto sul nostro sito tutti i dettagli tecnici. Tutto quello che appunto è compreso su questo bellissimo veicolo e anche appunto il prezzo, varie offerte. Senza permuto, ovviamente c'è uno sconto che saremo felicissimi di farvi nel caso in cui veniate a trovarci. Un consiglio, essendo un veicolo a noleggio, chiamate, fate un messaggio, chiedete prima la disponibilità per il fatto che magari se appunto è prenotato il veicolo può anche non essere in azienda. Dovrebbe essere tutto. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete come al solito, seguite su YouTube, Facebook, Instagram e tutti i vari social che tutte le volte vi chiedo di seguirci. Ci vediamo al prossimo video e ciao, buona giornata. Dimenticavo, il veicolo al momento ha 55.000 km. Neanche, perché sono 54,7, però dipende sempre da quando lo confermate, appunto, se è ancora fatto in noleggio o no. Però all'incirca i nostri noleggi arrivano più o meno a fare questa somma di chilometri.